Buongiorno ragazzi, ovvero meglio buon pomeriggio. C'è una novità che vi voglio far vedere e la trovo molto figa. L'ho provata una volta a un mio amico, qualcosa di più serio di questa qua, però non è male neanche questa. E fra pochissimo ve lo faccio vedere, vi faccio vedere di cosa si tratta. Intanto, come vedete, siamo in mezzo alla campagna qua, sì, qua comunque sempre vicino a casa mia. Sono uscito a fare un giro perché è bel tempo e voglio fare un po', provare la novità. La novità è che è una bicicletta, è una e-bike. E forse molti di voi ce l'hanno già o l'hanno provato almeno una volta. Secondo me è molto figo. Adesso ve lo farò vedere. Ecco, trovato la panchina sotto l'albero di mele, come vedete è pieno per terra, si sta benissimo. Adesso entriamo qua, come avete visto quella strada, insomma siamo in mezzo ai campi, però dove passano i trattori, però ci sono anche queste asfaltate dove vai da Dio con la bicicletta. Comunque, ecco qua la nostra nuova bicicletta, che come vedete non è, è una e-bike comprata da Decathlon, da qua in Germania, che sinceramente l'ho provata là e mi è piaciuto un mondo. E perché ho pensato a questa? Intanto perché è pieghevole e c'è poco spazio e lo metti dentro e insomma è tranquilla. Poi abbassando il sedile qua e anche questo manubrio, no, anche mio figlio può andare tranquillamente. Non lo so se tenerla per lui e io prendermi un'altra più seria, però comunque anche questa non scherza mica. Qua diciamo non sono come le bici quelle, comunque adesso non so darvi dettagli tecnici, so solo che arriva a fare 25 km a ora, che credetemi non è poco. E quello, il bello è che ti aiuta quando sei in salita, è davvero molto molto bello. E ci ho pensato a questo, volevo provarla. Adesso vediamo se quelle altre due, sia di mia moglie e se questa resta al figlio, perché abbassando il sedile e il manubrio, come ho detto, lui va tranquillamente e va anche in modalità diciamo offline, senza la batteria, va come una bici tranquilla e va da Dio, e va da Dio. Abbiamo solo questi tre, eco, normale e sport, dove ti dà la spinta a 6 marce. È non male come, come cosa. C'è tanto, sta anche una piccola macchina, un portabagaglio di una piccola macchina o di qualsiasi macchina, perché essendo pieghevole di là, di qua, pac, subito è molto bella, sinceramente, mi piace un mondo, mi diverto tanto. E infatti mi diceva mio amico, lui ha qualcosa di più serio ovviamente, però quando vai con questo, soprattutto per noi questi che va bene non siamo dei ciclisti veri e propri, ci piace andare in bicicletta perché qua in Germania sinceramente ne hai dei posti. Poi arrivano quelle salite, che sapete, quelle salite che insomma fai un po' fatica, quindi con questa non fai nessuna fatica, ti aiuta tantissimo ed è bella, è bella. Adesso sto pensando se, perché la mia sia
No, si è rovinata e volevo ripararla. Non è che costava tanto di più, poi ho detto dai, mi prendo una bici. Non pensavo ai bike. Sì, voglio prendermi, ho in mente da tanto, però i prezzi sono un po' più altini per quello che io voglio spendere. Ho visto qualcosa in Francia, devo ancora vedere, però a Decathlon provando. Perché a Decathlon, come sapete, puoi provare le bici e così via. Ho provato una bici normale, diciamo, trekking, e poi c'era questa. Ho detto, dai, che provo anche questa. E mi è piaciuto un mondo, ragazzi, un mondo. E quindi abbiamo detto, dai, lo teniamo perché davvero. Però se una e-bike anche gli altri devono averla, perché ok, quando metti, diciamo, che vai senza la corrente, vi farò una prova, puoi andare come tutti gli altri, che non è male. Adesso vi faccio la prova, vi faccio vedere. Adesso siamo normali, senza usare la bici normalmente. So che non si può percepire quanto veloce va, poi ha le ruote un po' più piccole, insomma, però va. Anche così. Adesso accendiamo e si è accesa. L'autonomia della batteria non lo so quanto dura, fa dei chilometri, però adesso non mi ricordo. Me l'ha detto il tipo, ma sinceramente non mi ricordo. Adesso siamo sulla cosa eco, però mettiamo su quella normale, già la spinta c'è. E poi quando si mette quella sporta ancora di più. Ed è va, porco cane che se non va. Ed è bellissimo, è fighissimo ragazzi, davvero. È strafigo. Adesso sto pensando davvero a una bici più seria di questa, per me. Questa mi piace che potrà adoperare mio figlio. Che non è male. Questa strada l'abbiamo fatta ancora, è bellissima, davvero fighissimo. Non lo so, ditemi cosa pensate delle bici elettriche, vi piacciono? Comunque spero che vi piace il giro in bicicletta con me. Ragazzi, è davvero fighissimo, guardate, è davvero fighissimo. Meno male che non fa più quel caldo, ha messo un po' di pioggia e insomma, però purtroppo in fine settimana quando sarò libero pioverà, io voglio che il fine settimana non piovesse, insomma, e invece hanno messo al metto che piove, boh, vedremo. Qualcuno mi dirà magari allora a questo punto prenditi il motorino. E motorino l'ho avuto e posso dire che con la bici elettrica è tutta un'altra cosa, sono due cose differite, diverse insomma. È bello, soprattutto io mi ripeto, non sono uno che va in bicicletta per passione, così mi piace tanto girare perché hai dove qua in Germania e quando si va in qualche città si può andare tranquillamente in bicicletta perché è bello, insomma, tutto il resto. Però non mi piace fare fatica, devo ammettere, ecco. Cioè, quando sei dritto così va bene, però quando devi andare su qualche collina, visto che non sono un professionista, faccio molto più fatica. Invece con sto aggeggio, non fai quella fatica, ecco. Poi vi dico che mio amico lui va in bicicletta tanto, anche quella corsa, questo è il fiume Mur che attraversa la nostra città Rastatt, che vi posso garantire che mio amico fa tanti chilometri in bicicletta, anche non elettrica, però cioè lui ha delle bici favolose.
di quelli, cioè si intende, ecco, lui è uno che io non sono così, ecco, però mi piace. E perché no, quando va bene, adesso siamo in discesa qua, comunque la bici va lo stesso in discesa, no? Però quando sei in salita, magari più salite, è più facile con questa, se è più lunga la salita, non senti niente, è come pedalare normale, e questo è, mi piace tanto. Qua in effetti vengo anche con le pattini a rotelle, perché questa strada è perfetta per queste cose e anche altre, insomma. È bello, è bello andare in bicicletta e non solo. Poi è bella anche la patinina elettrica, però quella qua in Germania viene targata, ha una piccola targa, si paga una specie di assicurazione, se non sbaglio, qualcosa del genere. Quindi so che qualcuno ha avuto questo problema, arrivato dall'estero con la patinina elettrica, e non puoi girare in Germania senza essere targato, non lo so, ci sono delle regole. Comunque, insomma, interessante, ecco, mi piace tanto anche la patinina elettrica, però la bici è un'altra cosa, ti dà quella sensazione di, non so, di libertà, così. E poi vi dico sinceramente, non fare fatica, guardate che è una cosa bellissima, ecco. E mi piace tanto, soprattutto quando si va nelle zone dove ci sono delle salite, che in discesa io sono bravo, però in salita che ho problemi, e quindi questo mi aiuta tanto, ecco. È davvero una figata, ragazzi, davvero una figata. Ho fatto un giretto che mi piace. Qua sono andato, insomma, qua vicino a casa, comunque non tanto lontano da casa, insomma, verso fiume Reno, ma non sono arrivato là, ho fatto solo il giro dei campi, così, un po' sulle piste ciclabili e in mezzo ai campi. Comunque è bello, mi piace che non fa caldo adesso, spero che pioverà la notte e si rinfresca, perché ancora fa caldo anche qua in Germania, non pensate, fa ancora caldo. Quando sei al lavoro quel caldo non è che ti piace tanto. Eh sì, mi dovete dire cosa pensate delle bici elettriche, insomma. A parte che sono partito di prendere una bici normale, come avevo finora, anche se sono andato con la bici elettrica del mio amico, mi è piaciuto tanto, ci avevo sempre pensato, però ho visto questa Decathlon, ho detto dai, perché no. Poi ripeto, magari resta il figlio, io mi prenderò un'altra e niente, insomma, perché non è male. Adesso non so che sta, dai, faccio qua, così vado da un'altra parte, ma lì è un cane che non mi piace tanto, quindi faccio questa parte qua. Ecco, siamo praticamente dietro a casa mia. Non so se vi piace quello che vedete, insomma, qua comunque siamo vicinissimi, cioè siamo qua nei presi di Rastatt, insomma, non è che siamo andati troppo lontani. Ah, che questa che piace a me tantissimo. Tante volte neanche non devi andare chissà dove, e se fuori, insomma, natura, i campi, insomma, un po' è bello soprattutto che puoi girare, cioè andare in bicicletta tranquillamente, senza aver problemi con le macchine, stare là attento, macchina dietro, no, sì, questo fa tanto. Lo dico sempre. Adesso siamo qua su una strada forestale qua vicino, insomma, e qualche gocciola, va bene. Io spero che vi piace quello che, magari la prossima volta facciamo anche
un giro in bici qua nei paesi vicini e ve li faccio vedere, paesi piccoli come sono fatti e insomma, perché no? Comunque, ripeto, molto bello in bicicletta e soprattutto se è elettrica. Comunque, ragazzi, mi piace un mondo, è davvero una cosa bellissima. Soprattutto, va bene, qua dove sono io, diciamo che è tutta, non hai troppe salite, insomma. Però, ragazzi, con una bicicletta elettrica, quando hai le salite, fa tanto, ma anche così. Ci sono quelli che arrivano anche, quelli più profi che arrivano a velocità più elevate, insomma. È davvero fantastico. Davvero, bisogna provare. Poi il bello è che funziona anche come una bici normale, perché anche io mi chiedevo, ma se finisce la batteria cosa faccio? Dopo resto a piedi? E no, pedali come una bici normale. Insomma, poi questo tipo di questa pieghevole insomma, è molto comoda perché salva spazio, insomma. Poi dipende quello che vuoi fare, ecco. Poi ci sono delle bici bici profi, ecco. Però anche loro hanno dei costi, è quello che è. Questa qua da Decathlon, che tra l'altro, se per caso c'è bisogno di fare ispezione, robe, succede qualcosa, lì te lo fanno loro volentieri. Questa qua, quanto è costata? 889. Comunque qualcosa ha costato, ecco. Però diciamo non come. Perché anche lì a Decathlon, ma anche dalle altre parti, insomma, ci sono delle bici che costano, partono da, lo so, minimo da 1500, 1000, 1000, sì, da 1000, 1500, insomma, 3000. Per esempio, un mio collega si è comprato una bella bici che 6.000 euro, però ragazzi, una favola. Sì, volevo farvi vedere questa cosa. E davvero è fighissima. Poi, sì, vediamo se prendiamo tutte e tre così. Io mi prenderei qualcosa di più grande, sinceramente. Adesso, visto questo, che questo possa abbassare il sedile, va benissimo per mio figlio. A parte che lui ce l'ha una bici molto buona, però quando si va da qualche parte così magari non si annoia troppo e insomma. Era questo l'aggiornamento che volevo farvi vedere. Eccoci qua. Mi faccio un pomeriggio, insomma, a pedalare un po', a divertirmi con questo giochettino qua. È davvero fighissimo, provatelo se non l'avete provato, c'è qualcuno di voi sicuramente che ce l'ha più performante, sono sicuro. E niente, comunque è fighissimo, davvero. Ragazzi, vi saluto e con la bici adesso andrò a fare un bel giretto e niente, ci vediamo ai prossimi viaggi.